oggi intervistiamo la signora Angela, che è la responsabile del gruppo Runners di Termoli ed è l'organizzatrice di questa San Giacomo sotto le stelle, che quest'anno è arrivata alla 10ª edizione. Sì, 10ª edizione, siamo partiti quasi per gioco per questa San Giacomo sotto le stelle, via via è andata sempre più crescendo, tant'è vero che quest'anno abbiamo superato il record di iscrizioni e le temperature quest'anno, un anno ci ha piovuto, ci ha fatto soffocare di acqua, quest'anno ci fa soffocare di caldo, ma la gente, come vedete, è presente, quindi vuol dire che San Giacomo sotto le stelle va sempre in crescendo. Ok, grazie Presidente. Grazie. Che hanno inaugurato la San Giacomo sotto le stelle, una gara aperta anche
Di Troia, Costa,
si ferma un attimo per la famiglia. Corso duro, però una bella gara, faceva molto caldo. E il tempo che hai ottenuto ti soddisfa? Per essere un tempo corso da solo è stato un buon tempo, perché ho fatto i primi due giri abbastanza sostenuti, poi ho mollato perché non c'era l'avversario che mi poteva infastidire. Qual è la tua società? Montemilazzo Team Runners, vengo dalla provincia di Avellino. Ah, ok, grazie per questa piccola intervista. Thank you.
saranno due giorni di feste, 7, 8, 9 di agosto, dove...